Buongiorno a tutti e bentornati, eccoci di nuovo qui in diretta. Oggi è giovedì 21 giugno, sono le 12:33 minuti in questo istante. Benvenuti a un nuovo appuntamento con Good Morning Milano. Oggi, come sempre, parliamo di Milano, della città di Milano, dei protagonisti che rendono Milano questa grande città. Andiamo in una zona precisa, una zona che prima parlavamo fuori onda. Quando fa comodo a volte è in centro, quando fa un po' meno comodo viene buttata in periferia, insomma, perché parliamo di 1,5 km lineare. Ma perché parliamo di questo? Parliamo dei famosi magazzini raccordati, qualcuno ne aveva sentito parlare, no? Sono quei magazzini che ci sono sotto i binari della stazione centrale, o meglio, quei binari che iniziano o finiscono in stazione centrale e vanno per appunto più di 1,5 km poi verso la periferia milanese fino alla Martesana. Lo facciamo con un'associazione che è da anni che si impegna in quella zona e che davvero fa tantissimo e ha voluto portare vita intorno ai binari, così è stata una delle prime loro iniziative e ancora oggi la usano spesso volentieri come motto per tutto quello che fanno. Sto parlando dell'associazione FAS e lo facciamo con le nostre ospiti di oggi, Carmen Franchina, benvenuta Carmen, e Donatella Ronchi, benvenuta Donatella. Grazie. Allora, l'associazione FAS, un nome che sembra strano, ma in realtà è semplicissimo perché significa Ferrante Aporti San Martini, che sono le due vie a fianchi dei binari. Allora, l'associazione FAS che cosa fa, quando è nata e soprattutto perché è nata? L'associazione FAS nasce nel 2011 come gruppo di cittadini e nasce a seguito di una riunione sul degrado, sull'insicurezza, dove si è capito che il problema fondamentale era questa stecca dei magazzini che ormai si era completamente svuotata, era diventato un deserto e dove neanche più l'AMSA passava a pulire il marciapiede. E quindi da lì abbiamo iniziato a lavorare. Il primissimo lavoro è stato uscire per strada e allora con Sergio Della Pierre, che è un sociologo urbano, e chiedere con un questionario apposito, eccetera, chiedere alla gente cosa voleva, cosa succedeva, e da lì è iniziato tutto un lavoro con la scuola, eccetera, no? E non si è più fermato. Un lavoro che in realtà, però mi dicevate già prima, in realtà sono anni che voi come cittadini, anche tu Carmen mi Sì, raccontavi, avete fatto iniziative. Tu dicevi, una delle primissime iniziative che hai fatto nel 1990. nel 1990, con un genitore che abitava in via San Martini, abbiamo fatto una raccolta di firme dove che si chiedeva di unire questi due comunque territori che erano comunque separati dai magazzini raccordati. Per cui una semplicissima raccolta di firme per chiedere un autobus, la ripulitura appunto dei magazzini, e si chiedeva all'AMSA comunque di eliminare quelle che erano macchine abbandonate da anni. Come vedete, questo secondo me è un bellissimo esempio di come a volte, soprattutto so che in questo periodo è soprattutto una delle mode più frequenti, quello di lamentarsi sui social network, quando in realtà invece di stare a lamentarsi sui social network si prende, si tirano sulle maniche, ci si incontra, magari ci si incazza anche, lo si dice, se dice non dovrei arrivare io a fare questa roba, dovrebbe arrivarci qualcun altro prima di me, però va bene, non l'ha fatto. Alzo un attimo la voce, tiro sulle maniche, mi metto con chi fa di mestiere, magari appunto sociologo urbano, con genitori che magari ne sanno più di me, e facciamo qualcosa per portare l'attenzione di chi dovere, oppure per farlo in prima persona e riprenderci il nostro quartiere, mi sembra, no? La nostra caratteristica è sempre stata quella di essere propositivi, cioè noi non siamo mai stati quelli no, non va bene, che schifo, noi siamo sempre stati, c'è questo problema, cosa si può fare? E la gente poi che alla fine nel FAS, o che è rimasta, perché poi negli anni le persone vengono, vanno, fanno figli, lavorano, cambiano città, insomma c'è sempre un po' un cambio, e sono sempre le persone che sono propositive. Abbiamo portato avanti ovviamente delle richieste che sono più antiche sul territorio, anche un parco che abbiamo fatto fare era una cosa che dalla gente era sentita. Io ho trovato una tesi dell'86 dove la proponevano un Ma parco ecco, lì. la cosa che mi piace è che dice il parco abbiamo fatto fare, come se chiunque di noi è capace di far fare un parco in fondo alla propria via. Cioè, voi siete riusciti a far fare un parco in fondo alla vostra via. In fondo una via che è molto bello perché unisce via San Martini alla Martesana. Era un'area che nessuno sapeva più di chi fosse, c'erano leggende ormai di qui e di là del signor Bianchi, e a quel punto mi hanno detto vabbè, anche mobilità sostenibile voleva far passare di lì una pista ciclabile, e quindi assieme alla Lega Ambiente mi hanno detto beh, questo puliamo il mondo, raccogliamo anche le firme per far passare la pista ciclabile, però in parallelo abbiamo iniziato a discutere perché è importante il rapporto col territorio, con le istituzioni, cioè creare questo legame, questo funziona. Abbiamo
Allora lo staff dell'assessore De Cesaris, che era assessore all'urbanistica e vice sindaco, mi ha detto: mi arriverà questa petizione, ma aiutateci a capire di chi è quel terreno, perché noi non riusciamo a entrare nel catasto, quindi è un catasto pubblico. E poi lo hanno controllato, dopo qualche sollecitazione, hanno detto: ma è nostro, dall'87, dovevamo farci passare una strada che adesso è stata stralciata. E quindi poi col consiglio di zona 2 li abbiamo aiutati a fare progettazione partecipata, perché secondo noi era il consiglio che doveva fare questa cosa, ed è nato questo parco, che era comunque un desiderio sentito. È un po' come la moda, non è che c'è uno stilista che inventa, sente quello che c'è nell'aria, è lo stesso per noi. Noi alla fine usiamo un metodo e portiamo avanti. Finché non parlate con loro, soprattutto, non avrete mai l'idea dell'entità della cosa di cui stiamo parlando. Perché stiamo parlando, prima mi davano qualche dato fuori onda, parliamo di 1,5 km di lunghezza, più o meno. Sì. Quanti metri quadrati di magazzini? Magazzini 45.000 calpestabili. 45.000 calpestabili è una roba immensa, cioè non riesco neanche a concepire più quanto del sono. Più del Pirelli sdraiato. Ecco, poi del Pirelli lo buttate per terra di più. Quanti magazzini? Circa 140. 140 magazzini che voi adesso vedete praticamente tutti vuoti, tutti completamente, no, quasi. C'è qualche la discoteca 3, tunnel che apre all'interno, due pescherie, una decina? 146, forse sì, non arriviamo a 10. Sì, gli altri hanno servizi sociali, ecco, diciamo. Infatti. E voi immaginate una vecchia azienda che hanno chiuso per colpa della crisi, per colpa delle contingenze dell'economia mondiale. Non è così invece, scopo. Perché scopo che nell'86 erano tutti quanti pieni, tranne uno, mi dicevi, in riassegnazione. È bellissimo che hanno fatto un libro dove davvero si scopre una città che uno non pensa neanche esista. Cioè 146 attività commerciali nel centro di Milano, una cosa pazzesca. Anche famosissime. Famosissime alcune attività che erano lì da tantissimi anni, che andavano benissimo, che in realtà sono state, diciamo, invitate, per non usare, degli eufemismi, a trovare nuova sede, lasciando un degrado pazzesco. Sono 20 anni ormai di discesa continua. Sì, tranne quando poi circa 3 anni fa hanno ripulito le facciate. Okay. Perché doveva cambiare il concessionario, ecco. Quindi hanno ripulito le facciate, eccetera, dovevano mettere a bando quegli spazi. Raccontaci magari due accenni anche sulla storia di questo luogo, perché secondo me è interessante anche come non stiamo parlando di un posto industriale qualsiasi, cioè è un luogo, vi dico solo, più vecchio della stazione centrale, già solo questo vi fa capire. Sì, perché finita la prima stazione centrale, che adesso, che sarebbe nello spazio adesso di Repubblica, si sono accorti che si aveva una stazione centrale di testa moderna e quindi hanno iniziato a progettare la stazione centrale attuale. Ma ovviamente la costruzione della stazione avviene un po' come nelle chiese, che si parte dall'abside, non dalla facciata, e anche qui si è partiti dai magazzini raccordati. E man mano hanno costruito, dal 1901, quando hanno messo la prima pietra della nuova stazione centrale, che era l'anno del precedente Expo a Milano, quello dei trasporti. E quindi hanno messo la prima pietra, hanno iniziato a costruire dai magazzini, quindi diciamo noi abbiamo la parte più antica della stazione, addirittura è un materiale, una malta differente da quella della stazione centrale, sì. E man mano usavano i binari che mettevano giù a pian terreno, non sopra, perché quelli hanno messi all'ultimo, per trasportare anche il materiale per costruire la stazione. Quindi insomma, appunto, un luogo, diciamo, storico di Milano a tutti gli effetti, che nulla di invidiare, non so, alle docce di Piazza Oberda, non niente, cioè è un luogo storico di Milano. È successo di tutto in questo luogo, anche purtroppo la deportazione, perché la gente è stata immagazzinata nei magazzini come merce e mandata via dai binari che erano sul retro dei magazzini, che funzionavano. Però anche cose incredibili, girato dei film importanti, c'è un fotogramma nei soliti ignoti 2, che è proprio ripreso lì, e anche molti film che riprendono la zona. C'era anche uno studio di cinematografia piccolo, quindi tantissimi corti sono stati girati lì, scenografie fatte lì, magazzino di pellicole cinematografiche. Il primo corriere, distribuzione del corriere porta a porta, l'idea è nata lì ed è partito da lì. Perché lì arrivavano tutti i giornali dal mondo, che poi venivano ridivisi per edicola e mandati in tutta Italia.
conosciamo ancora adesso chi lo fa in un altro spazio a Milano questo lavoro. Quindi arrivavano le riviste di tutto il mondo che vengono lette in Italia, partono da Milano. Pensate. Il più grosso mercato del pesce fresco a Milano. Anzi, quelli delle riviste del pesce si scambiavano le due cose, quindi magari delle riviste osè in cambio sul pesce anche. No, delle riviste magari osè in tempi diversi, cambio di un paio di triglie. Ma no, anche di Aragosto piuttosto okay. Che di, io sentivo parlare anche di cose un po' più cose un po' più importanti anche. E aziende che hanno fatto la storia della propria azienda lì dentro, mi dicevi di aziende che hanno vissuto di generazioni lì dentro. Ma anche moltissime vinicole o lì, tantissimi, hanno portato il mestiere da generazione in generazione. Coalca è un grosso esempio perché, essendo che vendeva tovaglie, pentole per tutti i ristoranti di Milano e fuori, è arrivata ad avere 8 magazzini. È arrivata ad avere De André che andava lì a comprare le stoviglie per i suoi agriturismi in Sardegna, piuttosto che Ferré che si faceva fare i piatti per i suoi catering. Quindi questo però è come sempre la grande storia di una città di Milano che a molti piacerebbe rivedere, ma ahimè il tempo è passato. Adesso come siamo messi e che cosa vorreste per il futuro dei magazzini raccolati? Ma soprattutto perché da quanto ho capito per voi non è solo il futuro di quei luoghi, è il futuro della vostra zona in generale. Del quartiere. Adesso attualmente si potrebbe dire di 3 quartieri perché ormai è un po' frantumato. Beh, allora, una cosa che abbiamo chiesto adesso si sta realizzando, che è un tavolo dove si incontrano concessionario, proprietà, amministrazione e cittadini. E questa cosa ci stiamo incontrando ciclicamente ed è importante e sta avvenendo. E lì è un tavolo di scambio dove possiamo un po' dire, essere ascoltati su cosa e portare la nostra esperienza su cosa si può fare. Noi vogliamo comunque che questi luoghi diventino un luogo, un mix di funzioni, non certo un chilometro di centro commerciale o monotematico. Un mix di funzioni, sappiamo tutti, funziona, abbiamo studiato anche gli esempi all'estero di luoghi analoghi, è l'unica cosa che funziona. E poi sicuramente dei servizi che mancano, per esempio Carmela Nel 2011, nel momento in cui è nato il FAS, con la scuola è stato fatto un progetto dove si è chiesto ai bambini, dandogli comunque ad ognuno di loro un magazzino, che cosa comunque desideravano inserire all'interno di questo magazzino. Noi abbiamo raccolto più di 900 disegni dei bambini che poi sono stati appunto tutti uniti e abbiamo creato dei magazzini raccordati nuovi. E i bambini comunque chiedevano centri di aggregazione, la gelateria, luoghi dove potersi incontrare, la biblioteca piuttosto che il museo, quindi un qualcosa dove non è alla base l'economia e comunque il consumo, ma anche comunque potersi comunque ritrovare in luoghi sicuri. Quindi i bambini hanno avuto un'idea che comunque va al di là di quelle che generalmente sono idee molto futili, ecco, perché a volte si pensa che i bambini non abbiano idea. La cosa interessante è stata che ai bambini servivano comunque strumenti, quindi si lamentavano del fatto che comunque non potessero andare in piscina perché comunque l'attraversamento del tunnel era brutto, sì. Per cui la richiesta appunto di un pullman che potesse portarli alla piscina De Marchi, che è la più vicina, ma che nessuno comunque frequentava perché c'era il ponte, si preferiva andare in Viale Tunisia alla Cozzi, oppure si andava in piscina considerando via Ferrantaporti in macchina, quando in effetti è a 2 passi. Quindi l'idea di un mezzo che comunque legasse le due zone, l'idea di avere un parchetto che comunque può essere una via di fuga nel momento in cui non si può frequentare il trotter, perché l'unico giardino nel nostro quartiere utilizzabile è il trotter, la Casa del Sole in via Giacosa, però fino alle 4:30 è chiuso perché c'è una scuola, di conseguenza le mamme col passeggino non si sa dove andare nel quartiere, per cui dovevano attraversare il ponte per arrivare fino in Melchiorre Gioia. L'idea di avere un parchetto, comunque una via di fuga o uno sfogo che portasse alla Martesana era fondamentale. E poi molti bambini molto spesso non frequentavano le scuole al di qua o al di là dei ponti perché, pur essendo vicini, avevano l'ostacolo del tunnel. Beh, la cosa che noi stiamo cercando che portiamo avanti, perché comunque da un lato di continuare a fare rete, ormai abbiamo lavorato con centinaia di associazioni di vario tipo sul territorio, con le scuole, le università, veramente la rete, artisti, abbiamo veramente lavorato con tutti,
non ultimo Mazzucchelli durante il fuorisalone, ma anche adesso appunto con Ventura, visto che ci anima i magazzini durante il fuorisalone. Ma sicuramente quello che vogliamo portare avanti è che il lavoro che abbiamo fatto in questi anni di raccolta sul territorio, anche in modo scientifico, di cosa manca, sia messo nei magazzini, quindi gli oneri di urbanizzazione, i servizi che dovranno comunque pagare anche solo per la parte che inizieranno a fare ora, vorremmo che fosse spesa in quelle esigenze, quindi magari una nuova ASL, quindi magari una biblioteca, ludoteca, e quindi magari delle palestre, perché parliamo di luoghi belli ampi, ci sono dei magazzini. Un magazzino medio quanto è grande? 12 metri per 28, insomma ci sta dentro un bel po'. Poi di poi bis sono larghi solo 8, ma sono uno ogni 5. Comunque ci sta dentro di roba, quindi anche un campo da calcetto, per esempio. Ah, ecco, che manca tantissimo. Da noi mancano i campi da calcio, e quindi per esempio anche un campo da calcetto, perché no? E cioè, noi abbiamo una lista di priorità, che non è una lista che abbiamo scritto noi del FAS, è una lista che viene da molti incontri di progettazione partecipata che abbiamo fatto, anche solo per esempio sul tema di una palazzina ex mercato del pesce. Quando il Comune di Milano ha fatto un bando chiedendo manifestazione di interesse, cosa volete lì, noi abbiamo riunito le associazioni amiche e assieme abbiamo stilato un documento usando comunque chi si occupa di partecipazione, insomma, fatto in modo scientifico, e hanno stilato un documento su cosa manca nella zona, cosa vuole la gente, ed è uno dei documenti che usiamo sempre per chiedere qualcosa dentro i magazzini. Cioè non è l'idea di Carmen, di Donatella, no, di Angela, di Ambrogio, di Alice o di Orsola, è quello che ci chiede il quartiere, che a volte magari non è esattamente quello che abbiamo in mente noi. Ma sono le esigenze che nascono. Sono le esigenze che nascono. Basso. Perché noi abbiamo un'età, altri hanno altre età e hanno altre esigenze. La cosa interessante è che si può dire che in questi ultimi anni c'è stato molto positivismo da parte comunque dei cittadini. Cioè le persone, nel momento in cui vedono un leggero cambiamento, che può essere una pulizia di un marciapiede piuttosto che di una saracinesca, si è in qualche modo proiettano tanta positività. Per cui non è più il quartiere brutto, la via brutta, degradata, c'è tanto ottimismo, e questo ottimismo c'è anche nei bambini, perché in realtà fino a qualche anno fa l'idea dei bambini, almeno io nella scuola lavoro su questo, è nulla può essere cambiato, tanto è così e così dobbiamo tenercelo. Okay. L'idea comunque di far capire che ai bambini non è proprio così, però giustamente serve la tua parte. Allora, tu sei piccolo, però puoi fare qualcosa, inizia comunque a proporre, invece, perché l'idea è sempre di lamentarsi, questo non funziona, questo è perché, invece no, dire ai bambini comunque che se tu hai proprio voglia e ti lamenti di qualcosa, prova a portare anche delle idee. E questa cosa si è trasmessa tantissimo nei bambini, cioè i bambini, io ho notato tra i bambini e anche le famiglie molto più ottimismo. Beh, e la capacità di poter cambiare. Abbiamo avuto dei risultati in questi anni, per cui, l'autobus, il parchetto di San Martino, l'altro lato di San Martino è cambiato il marciapiede, la dimensione del marciapiede, quindi non ci sono più le macchine abusive. Che una volta basta veramente poco per cambiare tanto. Sì, far cambiare la larghezza del marciapiede, illuminare meglio l'ultimo pezzo verso la stazione centrale, che era un posto terribile dove ti rapinavano la sera. Lì ci sono ancora questi locali gay che non andavano nessun problema ai locali in sé. Il problema è che i loro clienti, quando uscivano, venivano spesso rapinati, eccetera, perché tra le macchine ci mettevano le cose di spacciatori, cioè ci nascondevano. Si nascondeva chi poi rapinava la gente, ma anche di giorno era infrequentabile. Quindi chi gestiva alcuni di questi locali ha detto: scusate, ma voi che vi occupate del quartiere, ci aiutate a sistemare questo pezzo di via? E noi abbiamo detto: ma certo, noi che ci siano suore di clausura, locali gay, non ci interessa. Ci interessa che sia un pezzo del quartiere riqualificato. No, ma cioè è un pezzo anche della città, perché poi i magazzini sono un tema della città, secondo noi. Sì, al pari degli scali ferroviari. Davvero un pezzo di storia. È un pezzo della città, non è un pezzo solo del quartiere. E quindi e lì è stato interessante vedere proprio un cambio anche in quel pezzo di via. E poi alla fine stimoli anche altri, perché poi alla fine ci sono anche altre associazioni, altri cittadini che hanno... perché quando vedi i risultati, allora ti metti in moto. E poi ripeto, l'importante è ricordarsi anche le idee da dove vengono. A noi piace ricordare anche che tante cose che abbiamo fatto erano idee che erano nell'aria da tanto.
E quindi siete riusciti a portarle. Allora, siamo quasi in chiusura. Ricordiamo invece le coordinate su internet per seguirvi, per magari venire a darvi una mano, perché immagino che insomma siete sempre ben contenti di qualcuno che possa andare ad aiutarvi. Assolutamente, noi abbiamo fatto un libro in autogestione con crowdfunding, figuratevi. Allora, si può trovare ancora quel libro da qualche parte? Perché è molto bello. Scriveteci e ve lo facciamo avere. Purtroppo vi dobbiamo chiedere un contributo. Vabbè, perché non possiamo... No, almeno aiutate e supportate l'associazione FAS. Sì, una sottoscrizione ve la dobbiamo chiedere. Allora, il nostro sito è molto semplice, www.magazziniraccordati.it. Magazzini Raccordati perché è il cuore di cui ci occupiamo. Invece Facebook, c'è vita intorno ai binari. Perché nasce dall'iniziativa più importante dove abbiamo smosso il tutto. Comunque, sotto associazione FAS, Ferrante Apporti San Martini, nel web ci trovate. Perfetto, allora io davvero vi ringrazio tantissimo per essere qui con noi oggi. Abbiamo scoperto una zona di Milano, forse che troppo spesso abbiamo guardato con lontananza o diffidenza, anzi, invece dall'alto del treno senza sapere cosa c'era sotto e senza sapere che stavamo percorrendo un pezzo di storia e un quartiere che insomma fa tanto, grazie anche al Sole FAS, per unirsi, mi è da dire, insomma, unire queste due zone che ovviamente sono divise da questa grande sopraelevata ferroviaria, ma che vogliono appunto proattivamente aiutare la città. Vogliamo che l'energia potenziale dei magazzini investa la città. Perfetto, allora io davvero vi ringrazio tantissimo, grazie. Complimenti per quello che fate, teneteci aggiornati per qualsiasi cosa nasca di nuovo nei magazzini e intorno ai binari appunto. Abbiamo degli appuntamenti il prossimo a settembre. Con Green City. Beh, allora vi richiamiamo a venire qua a parlarci di Green City a e settembre. Lo faremo allora. Assieme anche, cioè, coinvolgendo Lega Ambiente, Cascina Martesana, eccetera. Perfetto, davvero. Grazie mille allora. Grazie tante, grazie anche a voi che ci avete seguito. L'appuntamento come sempre alle ore 18, questa sera con l'informazione di Milano All News. Good morning Milano, ritorno domani sempre qui alle 12.30 in diretta per contarvi Milano e i suoi protagonisti. Grazie mille, arrivederci, a presto.